Questo è l'ultimo, signorina Kingston. 27 rinogrammi di kerio puro. Il carico più prezioso che abbiamo mai avuto. Resterà qui al sicuro fino a domani, quando arriverà la Stratocoach, che porterà anche lei nel laboratorio ottico-spaziale. I nostri scienziati pensano che un trattamento con il kerium abbia il potere di ridare la vista ai bambini ciechi. Oh, Ali, è fantastico. Sai, sembra che siano infiniti i modi di impiegare il kerium. Già, ed è il nostro compito di consegnarlo al laboratorio. Questa enorme quantità di kerium puro potrebbe attirare l'attenzione di qualche personaggio poco onesto. Ehi, guardate! Vedi laggiù? Scusa, che hai detto? Guardi! Oh, sei una sciocco, Fuzz! Ho dimenticato che lei non può vedere. La prego di perdonarmi, signorina. Ma certo, Fuzz. Cosa c'è laggiù? Una minacciosa nuvola di polvere che appare all'orizzonte, signorina. Credo che preannunci una tempesta di guai, e cioè Tex-Ex. A lui, come previsto. Sarà meglio difendere la banca. Andiamo, Ali. Vieni con me, vecchio amico. Voglio dare a Tex-Ex e alla sua banda il nostro caldo benvenuto. Salve, Brevstar! Com'è carina la tua fortezza per il Kerium! Sono sicuro che non vuoi rovinarla, è vero? Prova a spiegarti meglio, Tex! So che hai una grande quantità di Kerium nel tuo deposito, perché non ce lo consegni senza discutere? A quanto mi risulta, nessuno piace avere guai! Il Kerium resta dov'è, Tex? Perciò gira al largo! Già! E poi a noi piacciono molto i guai. Allora, se le cose stanno così, seppellitali, sappioni! Ho detto seppellitali! Bene, ragazzi, la festa è finita adesso! Con l'avanzo dell'orso! Attento, 30-30! Questo è Thunderstick! Hanno assalito la banca! Andiamo, amico! Ragazzi, speriamo che il muro resista almeno fino all'arrivo di Brevstar. Fermo lì o ti anniento. Ma è Brevstar di nuovo! Come avrà fatto a liberarsi di quei sabbioidi? La tua robobestia avrà bisogno di una riparazione, Tex. Non credo, va benissimo! Non più adesso! No, fermati! Aiuto! Fermo! Fermo! Aiuto! Aiuto! Fermo! Tex dovrà faticare molto prima di poter fermare il suo destriero. Ed intanto noi offriremo a Thunderstick e Cactus Head la nostra ospitalità in una comoda cella. No, fermati, mettimi giù, caro bestia. Ti ordino di fermarti. No. Ho bisogno di fare una bella passeggiata. Se vuoi, ti accompagno. No, JB, tu hai molto da fare. Me la caverò, non preoccuparti. Bene, come vuoi, Ali. Ma fa attenzione. Oh, la mia povera testa gira come se fosse una trottola.
Finalmente un po' d'aria fresca. Oh. Ma sento qualcuno che si lamenta. Oh, no. Chi è là? C'è qualcuno? Chi sei? Dimmi qualcosa, continua a parlare così capisco dove sei. È cieca. Ma chi sei? Sono Ally Kingston, solo un po' di pazienza, ti raggiungo subito. Kingston? Ma è lei che viaggia con il carico di Kerium? Un'occasione perfetta. Mi basterà prenderla in ostaggio e poi scambiarla con il Kerium. Sei ferito! Non muoverti, per carità! Hai la mano ferita! Aspetta, ora te la fascerò con la mia sciarpa. Come hai fatto a ferirti? Ecco, io sono caduto da cavallo. Sei molto gentile. Ecco fatto. Questo basterà finché non trovo un dottore. Niente dottori. Mi sento così debole. Saresti così gentile da accompagnarmi a casa? Ma certo, amico mio. Confesso che sono preoccupata, Brewster. Ally non ha ancora fatto ritorno. Lei sa badare a se stessa, ma sarei più tranquilla se tu andassi... Non preoccuparti, JB, la troveremo. Andiamo, vecchio amico, al galoppo! Loro pensano che grazie al Kerium potranno guarire tutti i bambini ciechi. Non è magnifico? Sembri molto entusiasta di questo fatto. Ma certo! Quel carico di Kerium potrebbe far funzionare molte navicelle spaziali e armi radar. Chiunque possiederà il Kerium potrà avere il dominio dell'intera galassia. Il dominio? Sì, penso di sì. Ma il Kerium deve essere utilizzato solo per aiutare gli uomini. D'altronde è proprio questo il vero senso della vita. Aiutarsi ed amarsi l'un l'altro. Che cos'hai? Aiutarsi ed amarsi l'un l'altro. Ricordo che qualcuno mi disse le tue stesse parole. Ma è accaduto molto tempo fa. Si tratta di una persona che ho amato profondamente e tu le assomigli molto. Che ne è di lei? L'ho lasciata. Perché? Perché io volevo il Kerium ed il potere. Talvolta di notte cammino da solo nel deserto e mentre osservo le stelle penso a lei e mi chiedo se... Sento un rumore. Io non sento niente. È Brewster. Brewster, sei sicura? E c'è anche 3030. Riconosco il suo galoppo anche da lontano. Loro ti aiuteranno. No, andiamo. Perché corriamo? Cos'è successo? Ally, stai bene? Sì, credo di sì, ma perché? Cos'è questo rumore? Quale rumore? Oh no! Una frana! Meglio andare via! Dove sei? Cos'è stato? Che cosa sta succedendo? Rimani ferma, è più sicuro! Vado a cercare aiuto! Ti prego, aspetta! Torna qui! È strano. Deve esserci una frana da quella parte. Forse qualcuno è in pericolo. Con la vista da lontano! E Ally, rischia di essere travolto. Aiuto! Seguimi, amico. Con la velocità da lontano! Ally, che ci facevi così vicino all'orlo del precipizio? Mentre stavo passeggiando ho incontrato un uomo ferito. Volevo accompagnarlo a casa. Tex-Ex. Tex-Ex? L'uomo che ha cercato di rapinare la banca? Parlami dell'uomo che hai incontrato. Beh, non era cattivo. Quindi non era Tex-Ex. In realtà mi è sembrato un po' strano. Un solitario. Ma gentile. Gli ho raccontato del mio progetto di usare il Kerium per guarire i bambini ciechi. È lui che mi ha salvato la vita rischiando la sua. No, lui non era cattivo. Forse hai ragione, ma sarà meglio che tu torni a casa con 3030. Nel frattempo io darò un'occhiata in giro, per essere sicuri. Tu credi che abbia incontrato un criminale, ma io sono sicura che ti sbagli, Brewster.
Se davvero era Tex, ora conosce esattamente l'enorme quantità di Kerium depositata in banca. Questo significa che tornerà molto presto. È proprio questo il vero senso della vita. Aiutarsi ed amarsi l'un l'altro. Quanto tempo è passato ormai dal giorno che ho dovuto scegliere tra l'amore e il Kerium? Ah, basta con queste sciocchezze! L'amore è argomento per deboli e per questo ho deciso che non mi interessa! Io voglio soltanto il Kerium adesso, non l'amore! Allie Kingston non significa niente per me! Nessuna traccia di Tex-Tex nei paraggi. Allie, sta bene? Sì, ora è nella banca con il giudice J.B. Una cosa è certa. Il carico partirà domani e se davvero Tex-Tex intende appropriarsi del Kerium, proverà a farlo oggi. Perciò è meglio presidiare la città. Maledizione, hanno chiuso la città. Ora è impossibile entrare in quella fortezza per prendere il Kerium. Certo, è difficile. Ma forse da sotto. Da sotto, sì. Tu potresti scavare un tunnel che ci porterebbe dritti dritti al centro della città. Oh, mi piace, Scoots, mi piace, sì, mi piace. Dingo, tira fuori Cactus Head e Thunderstick da quella prigione. Visto che abbiamo rinforzato le nostre difese, non credo che avremo grossi problemi. Bravestar, qualcuno sta cercando di far evadere i nostri prigionieri. Ho parlato troppo presto. Andiamo. Bene, così avranno molto da fare mentre io preleverò il Kerium. Andiamo! Bene, ragazzi. Ora sarò io a divertirmi. Avete sentito, Bravestar? Ora aprite bene le orecchie o vi farò conoscere la mia amica Sarah Jane. Fai molta attenzione con quel tuo giocattolo. Potresti ferire il tuo caro amico. Mi dispiace, Marshall. Bene, mulo meccanico, io credo che dovresti metterti da parte e lasciarci passare, giusto? Sbagliato! Bene, sono arrivato in tempo. Grazie, Handlebar. Nessuno può trattare male il mio caro amico Fuzz senza pagarne le conseguenze. Quindi adesso devo fare i conti con voi. Una volta ho letto che si devono trasformare le spade in aratri. Bene, ora trasformerò il vecchio cactus in un bel paio di manette. Sembra proprio che Bravestar e 3030 abbiano tutto sotto controllo. Bene, ma sarò felice quando... arriva qualcuno. Buonasera, caro giudice. Per quale motivo sei venuto qui? Oh, è sempre un piacere incontrare una signora come lei. Ah, sei tu. Ci incontriamo di nuovo. Allie, io non immaginavo che tu fossi qui, cioè io... Sei venuto a rubare il Kerium, non è vero? Io, beh, ecco... Oh, andiamo, Tex. Cosa stai aspettando? Non abbiamo tempo da perdere. Sì, sbrighiamoci. Tex, non portare via il Kerium. Te ne prego. Sono costretto, Allie. Ma perché?
perché ormai è troppo tardi per cambiare idea. Troppo tardi per te, Tex. Questo è quello che credi tu, Marshall. Che ne dici di questi proiettili al sonnifero? Niente da fare. Fermo dove sei, Marshall. Muovi solamente un muscolo e io trasformerò il nostro caro giudice in una specie di topo del deserto. Questa volta ti è andata male, Scoots. D'accordo, Tex. Risolviamo la cosa tra noi e... Ora sei nelle mie mani, mio caro Brewster. Basta solo uno spruzzo del mio potente veleno per spedirti nel dolce mondo dei sogni, lo sai, vero? Ah, è stato un bel colpo. Che ne dici, Marshall? Ottimo lavoro, aiutante. Ora porta i nostri prigionieri al fresco e poi datti da... Mi dispiace molto deluderti, Marshall, ma io ho altri programmi. Dov'è andato? Cosa è successo? Avrebbe dovuto far fuggire anche noi, quel vigliacco. A quanto pare, il vostro capo è un codardo con il fegato d'un coyote. Si sarà rifugiato ad Hexagon, vero? Non preoccuparti, piccolo amico. Un giorno pagherà per quello che ha fatto. Quel tuo lancio è stato un colpo da maestro. Grazie, Allie. Anche tu sai cavartela bene, Marshall. E penso che il tuo vice sceriffo potrebbe insegnarmi qualche trucchetto con le corde. Sì, signorina, ma sono sciocchezze. Non so se il mio stomaco potrà digerire queste scenette sdolcinate. Perciò consegnerò delle vanghe a questi farabutti e farò loro riempire di terra il tunnel che Scoots ha scavato. Buona idea, vecchio amico. Tex-Ex è riuscito a fuggire questa volta, ma lo acciufferemo. Adesso andiamo a dormire. Domani per Allie sarà una giornata molto faticosa. Io intanto vado a prendere i suoi bagagli, signorina Kingston. La Stratocoach partirà tra qualche minuto. Torno subito. Sei di nuovo qui. Perché? Ho pensato, veramente io sono venuto a vedere. Insomma, ecco, volevo solo ridarti la tua sciarpa. No, Tex-Ex, puoi tenerla, sarà un mio ricordo. Solo un ricordo? Sì, di qualcuno che ha visto la tua bontà, non la tua cattiveria. Ma io sono cattivo, devo essere cattivo. Io sono il grande Tex-Ex. No, Tex, tu puoi essere ciò che vuoi. Nessuno deve essere per forza cattivo. Allie è una vera signora. Però si è veramente sbagliata sul conto di quel povero buono a nulla di Tex-Ex. Non ne sono affatto sicuro. Si dice che ci sia della bontà anche nel peggiore degli uomini e potrebbe essere che Allie veda delle cose che noi non riusciamo a vedere. Forse è così. Su, coraggio, andiamo da Handlebar. Ti offrirò un bicchiere di acqua dolce. L'argomento dell'episodio di oggi era la cecità, una delle tante invalidità fisiche. Sebbene Allie non possa vedere, riesce a districarsi in ogni situazione. Il fatto che una persona non veda non significa che non possa lavorare. Anzi, a questo proposito, ci sono alcuni lavori in cui può riuscire meglio di persone che vedono. Sapete, i non vedenti non vogliono la nostra compassione, ma vogliono dimostrare che possono farcela anche da soli. Esatto, e se gli darete questa possibilità faranno meraviglie. Oh, papà, sono fiera di te!